Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Caos rifiuti a Torre del Greco. Questa mattina le nostre telecamere hanno immortalato micro discariche e rifiuti ingombranti fra le vie del centro storico. Invece polemica sulla nuova giunta a Palomba. Sempre questa mattina sono apparsi fra le vie del centro alcuni manifesti di protesta a firma di alcuni consiglieri comunali. Punto sull'emergenza Covid in Campania e nel Vesuviano. Per fine mese di febbraio si annuncia un incremento considerevole dei contagi. E invece caos sui vaccini, soprattutto dopo le nuove dosi arrivate da AstraZeneca. Il problema dei ritardi è il mancato accordo con le varie regioni italiane. In conclusione la cronaca: con la Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 700.000 euro a tre imprenditori di Torre Annunziata indagati per alcuni reati di stampo fiscale. Questo è molto altro nei nostri servizi. E' ancora emergenza rifiuti a Torre del Greco. Lunedì mattina mostrammo le immagini dei rifiuti abbandonati e non raccolti, anche ingombranti, in zona Porto. I disagi però non si limitano alla periferia e non sono stati un caso isolato di una sola giornata. Anche questa mattina le nostre telecamere hanno immortalato discariche improvvisate, questa volta nel cuore del centro cittadino. Drammatico che ancora una volta la chiesetta di San Michele in via di Coccolamarino sia soffocata al degrado. Il largo marciapiede fuori al cancello della chiesa è spesso usato come luogo per depositare sacchetti e immondizia varia. Oggi lo spiazzo ha ospitato addirittura un frigorifero intero. Disagi anche in piazzetta, dove scarti del mercato e cassette vengono abbandonati ai bordi della strada. È ovvio che in questi casi l'inciviltà di alcuni è a diventare patologica, ma parliamo del centro cittadino. Per il decoro urbano, per l'immagine stessa editore del greco, è necessario intervenire immediatamente per rimediare a danni simili. Oltre alla necessità di fornire controlli adeguati per evitare che la maleducazione diventi una piaga incontrollata: da carovana al buon governo a bus turistico della politica. Così si legge sui manifesti apparsi nel centro cittadino e Torre del Greco a firma di vari consiglieri comunali. È ancora Bufera contro il nuovo esecutivo scelto dal sindaco Giovanni Palomba. La nuova giunta, nominata dopo l'azzeramento della precedente e una crisi politica durata settimane, è stata presentata come composta da tecnici o da persone che hanno messo al primo posto il bene della città. A far nascere i dubbi però la partecipazione di forze politiche che, prima del cambio di rotta, erano parte dell'opposizione, escludendo invece dalle nomine gran parte della vecchia maggioranza. Alcune deleghe sono state affidate a persone nominate a rappresentanti di Lega e Fratelli d'Italia, in particolare i consiglieri Mele, Bono e Tabernacolo. Gli stessi partiti in questione hanno preso le distanze dalla decisione di unirsi all'esecutivo Palomba, chiedendo persino chiarimenti, come nel caso dei Fratelli d'Italia con la rappresentante Tabernacolo. Di sapori che sono stati resi pubblici nelle ultime ore da alcuni manifesti affissi per tutta Torre del Greco. Un messaggio forte ai cittadini, firmato dai consiglieri Piccirillo, Gramegna, Guarino, Caldarola, Brancaccio e Gargiulo. La carovana del buon governo a busturistico della politica. Questa la denuncia. Lo stesso consigliere Caldarola ha evidenziato, tramite un'interrogazione consiliare, un presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe l'assessore alle politiche sociali, l'avvocato Maria Pirozzi. Nello svolgimento della sua professione avrebbe, infatti, difeso i proprietari di uno stabile che ospita una nota residenza per anziani, proprio in una querela contro il comune di Torre del Greco. Inoltre, questi titolari sono anche parenti di un altro nuovo assessore, Felice Gaglione. Per questo motivo Caldarola solleva anche dubbi sulla definizione di giunta tecnica, con la partecipazione di persone esterne all'amministrazione. La stessa questione è stata denunciata anche da Fratelli d'Italia, dal momento che la consigliera Tabernacolo ha suggerito la delega per la Pirozzi. una previsione di oltre 254.000 casi di Covid-19 in Campania al 28 febbraio rispetto ai 223.000 del 1 febbraio. È l'allarme lanciato dall'unità di crisi della Regione sul Covid nella relazione messa dopo l'ultima riunione per verificare l'incidenza dei contagi scolastici. Per questo la Regione ha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare comuni, province o macro aree soggette all'incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull'incidenza della malattia a livello regionale. L'unità di crisi sottolinea che gli alert dovranno orientare le decisioni locali. Intanto i contagi nei comuni del Vesuviano continuano ad aumentare. A Torre Annunziata sono 71 i nuovi casi di contagio a fronte di 370 tamponi effettuati. Al contempo si registrano anche 46 guarigioni. Il rapporto tamponi positivi si attesta al 19,18%. Sale a 906 il numero di cittadini attualmente positivi, 894 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. A Torre del Greco la situazione resta stabile con 28 nuovi positivi a fronte di 24 guarigioni nella giornata di ieri. Sono 629 gli attuali positivi, di cui 31 ospedalizzati. 64 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagi ci sono 5 piccoli tra i 2 e i 7 anni e 10 ragazzi tra i 11 e i 17 anni. Tra i nuovi positivi anche un 84enne. Sono stati lavorati complessivamente 301 tamponi, 16 invece guariti, tra cui un 86N ed un 83N. Parte a rilento la campagna di vaccinazione con AstraZeneca. Le prime 249.000 dosi consegnate all'Italia sono state tutte distribuite, ma le somministrazioni non sono ancora cominciate. Solo poche regioni inizieranno mentre la maggior parte definirà il programma nel fine settimana o ancora più avanti. Un weekend che dovrebbe coincidere con la prima scelta operativa del presidente incaricato Mario Draghi, se avrà sciolto la riserva e giurato al Quirinale, prorogare o meno il divieto di spostamento tra le regioni che scade il 15 febbraio. Alla base della falsa partenza ci sono sostanzialmente una serie di nodi politici risolti come conferma la nota delle regioni con la quale si chiede un tavolo tecnico paritetico al ministro uscente Roberto Speranza per sgomberare il campo dalle incertezze che stanno creando difficoltà all'andamento della campagna. Ma ci sono anche problemi organizzativi, visto che ogni regione sta andando per conto suo, che confermano quanto lo stesso Draghi ha sottolineato nei colloqui con i partiti, la necessità di rivedere tutta la logistica e la gestione della campagna vaccinale, anche in vista del prevedibile aumento delle dosi destinate al nostro Paese nelle prossime settimane, e di far finalmente partire la piattaforma informatica e il call center per la gestione delle prenotazioni e il monitoraggio in tempo reale dell'andamento delle somministrazioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito due decreti di sequestro preventivo per un importo complessivo di circa 760.000 euro nei confronti di tre imprenditori indagati per reati tributari. Il primo dei due provvedimenti ha riguardato i rappresentanti legali di due società cooperative attive nel settore delle pulizie e degli ospedali e case di cura, indagati per aver indebitamente compensato le imposte dovute all'amministrazione finanziaria con crediti tributari del tutto fittizi e inesistenti, per un importo di circa 160.000 euro. La seconda misura cautelare patrimoniale ha riguardato invece una vicenda di omesso versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, essendosi appurato in particolare che il rappresentante legale di una società attiva nel settore delle telecomunicazioni satellitari ha trattenuto dalle buste paga dei propri dipendenti oltre 600.000 euro di ritenute che non ha poi versato all'erario. I provvedimenti eseguiti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno consentito di sottoporre al sequestro denaro e ingenti quote societarie nonché un'autovettura e un motociclo di recente immatricolazione. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvsity.it o al numero di telefono 340-6561-484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.